Bene, eccoci di nuovo tornati in studio e questa appunto era Hollies Full of Love. È una delle canzoni che a me piace più di tutta la sua discografia, è una delle più belle secondo me. E Björk, come dicevamo nell'intro, è stata anche attrice. Nel 2000, infatti, partecipa come personaggio e compone anche la colonna sonora del film Dancer in the Dark, Ballando nel buio. E qui vince anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes. La colonna sonora di questo film si chiama I Have Seen It All, Ho visto tutto, fatta con Tom York, con la collaborazione di Tom York, che è il cantante dei Radiohead. E ascoltiamo appunto I Have Seen It All. To see.
Bene, eccoci tornati di nuovo in studio. Siamo nel 2001 e la cantante pubblica un nuovo album chiamato Vespertin. Questo album racconta la star che lei si è ispirata ai momenti di solitudine provati nella sua vita e si dedica un po' al viaggio dell'introspezione di sé. Questo album ha venduto in Gran Bretagna nel 2001 oltre 2 milioni di copie. E la canzone che ho scelto appunto nella mia tracklist di questo disco è appunto Pagan Poetry, poesia pagana. Five fingers.
Bene, siamo ritornati in studio e dopo aver ascoltato Pagan Poetry, che tra l'altro volevo fare una breve osservazione su questo video. Canzone bellissima, e questo video è stato censurato in alcune parti perché racconta di una donna in procinto di sposarsi che si dona completamente al suo uomo. Immagini computerizzate però del video sono confuse e sembrano quindi alludere al sesso, e quindi per questo motivo questo video è stato censurato. Infatti questa canzone non è molto conosciuta, almeno in Italia, diciamo. Ebbene, andiamo avanti, dal 2001 arriviamo al 2003. E la cantante fa un nuovo video, un nuovo disco chiamato Medulla. Il pezzo della canzone che ho scelto è molto particolare, si chiama Triumph of Heart, un pezzo di cuore, perché la particolarità di questa canzone è che vengono usati degli strumenti elettronici, comunque musica elettronica mischiata a dei sound molto, molto particolari. E in particolare vi consiglio di vedere il video, perché la cantante, in pratica si vede la cantante che è sposata ad un gatto, e in pratica il gatto è il marito, e racconta una sorta di litigio tra i due, dove vedi la cantante che se ne va di casa dopo questo litigio, e il marito, un bel gatto, e in pratica la va a cercare, si vede il gatto che la va a prendere con la macchina, il gatto che la abbraccia, che stanno per esempio sul letto, il gatto che legge il giornale e lei tutta arrabbiata. È un video molto particolare, molto simpatico, e quindi